adesso cambiamo un po' di pagina, diciamo, e parliamo un po' di questi quadri, e in particolare di un artista che vi ho descritto prima. Dunque, questo artista utilizza per fare i propri quadri delle sabbie, sabbie naturali, dice sempre sabbie naturali, non sono sabbie colorate, ma sono sabbie che arrivano direttamente dai luoghi che vedete poi descritti nelle leggende che avvengono appunto sopra i quadri. Credo sia molto particolare utilizzare la sabbia, perché diciamo che molti di noi, ma io stesso prima di conoscere Pietro, davo veramente molto poco significato a questo materiale, perché alla fine è un materiale che si trova dappertutto. Il colore della sabbia, uno dice, vabbè, la sabbia ha un colore, due colori, una rossina, nera. Invece, però, conoscendo questo, mi sono conto che le sabbie hanno milioni di sfumature, milioni veramente. È talmente tanto vero questo, quanto è vero che alla sabbia normalmente ognuno di noi ricollega dei significati, non lo so, sono più relativi magari a un castello fatto prima al mare, no? Come ricordo, piuttosto che alle modificazioni che può avere sul retorno del deserto, o altrimenti allo scorrere del tempo delle ampolle di cristallo di una palestra. Ecco, lui ha fatto di questo materiale un'arte, tanto da creare addirittura un movimento artistico che si chiama ensemblismo, ma che adesso ci verrà illustrato appunto dal suo creatore, Pietro Olivieri. Que importa.
un dualismo tra il figurativo e l'astrattismo. Come vedete, l'ultima opera che poi è posta lì è come emergere un pochino dall'universo natura, perché alla base poi dell'astrattismo c'è l'universo natura, cioè che è ciò che ci circonda, ciò che le espressioni, le emozioni, le sensazioni che viviamo quotidianamente con i nostri, con la nostra vita quotidiana, con il nostro lavoro, con i nostri amici, con i nostri cari. E questo rappresenta un pochino la sua uscita da questi schemi quotidiani, da questo universo natura, per poter poi affacciarsi in nuove esperienze e in nuove esperienze di vita. Così prorompente è entrata nel libro in maniera veramente preponderante. Quindi, siccome Madame Nicole, anche se non vuole essere tutta così, è un po' timida, leggerò qualcosa sulla sua, sulle sue opere e sulla sua attività artistica. Va bene? Dunque, Nicola Guè nasce a Parigi, a Montmartre. Ancora oggi un cuore pulsante dell'arte, dove cresce muovendo i primi passi nell'ambito pittorico e assorbendo tecniche di ispirazioni nella naturalità della vita quotidiana. La sua pittura si sviluppa finora in varie serie, quella delle nature morte, dei detti di Parigi, della metropolitana parigina, delle donne extra-large e delle marine, tutte olio su tela. L'artista sviluppa la sua opera nell'ambito della corrente individuata col nome di realismo esistenziale, nel quale viene svolta una costante ricerca della realtà, non in ciò che appare evidente, ma in ciò che non viene visto dai più. Non è quello che si vede, ma quello che non si vede, l'oggetto della ragione pittorica della UE. I suoi sensuali ritratti di donne extra large riescono misteriosamente a trasformare il grasso e la carne in qualcosa di bello e sontuoso. Le sue non sono donne che soffrono, ma sono in lotta con l'angoscia occidentale per il corpo che priva la donna stessa della sua vita creativa e dell'attenzione per le altre cose. In continua evoluzione è passata da raccontarci una donna extra large piuttosto appesantita nel corpo e nell'anima, provata dall'età e dall'esperienza, ad una donna nelle perle, probabilmente più giovane, più serena, ma che non manca di una profonda interiorità. Lo comprendiamo dalle figure, dalla fisicità morbida, sensuale, in posture del gusto classico, ma mai statico, che si contorcono sinuosamente in posizioni estremamente femminili, nude e libere nello spirito, ma nel contempo imprigionate da catene fatte di fili di perle. L'artista della copertina è
Cristiano Minucci. Dunque, come diceva Roberto, quando vedi quel padre immaginai che fosse perfetto per farci appunto la copertina del libro. Le sue opere sono queste, molto particolari. Come molto particolare sarà ciò che stiamo per vedere. Diciamo che sul Debriane, sulla scaletta, abbiamo scritto e parlato di una estemporanea d'arte moderna, e io credo che sia qualcosa di più, sia qualcosa che va oltre, perché diciamo che Christian ci farà vedere la sua interpretazione dell'arte, della sua arte e della sua materia. Quindi prego Christian di raggiungerci per questa meravigliosa presentazione. Thank you.
ed è così, toccando questa superficie con la punta delle dita, che riesco ad assaporarne la consistenza, ruvida, tagliente, a volte morbida e liscia. Chiudo gli occhi per non essere disturbato e, in silenzio, vivo il brivido che mi scorre lungo la schiena, fino in fondo, fino a quando il mio essere diventa materia, materia da modellare, materia viva. Cristian.